Nuovo terremoto nel centro Italia collegato a quello del 24 agosto. Tre forti scosse alle 19.11, alle 21.18, alle 23.42 hanno colpito tra Marche, Lazio e Umbria, epicentro tra Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso e Ussita. Crolli e alcuni feriti, tanta paura e centinaia di sfollati. Il sisma ha avvertito fino a Roma e a Trieste. Messaggio distensivo di Bruxelles dopo l'invio a Roma della lettera di richiamo sulla manovra. Non c'è nessun bastone che aspetta l'Italia, ma l'obiettivo è di arrivare a una soluzione sui conti che non tornano. Con il dialogo, dichiara il commissario Moscovici, domani incontro tra lui e Padoan. Renzi difende la manovra, non c'è nessun punto dolente. Una trentina di arresti in seguito alle indagini delle procure di Roma e Genova per appalti e subappalti pilotate, mazzette e perfino escort per aggiudicarsi i lavori di un tratto dell'alta velocità Milano-Genova e dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, coinvolte aziende legate a un imprenditore calabrese in contatto con l'Andrangheta. E poi il calcio. Nel turno infrasettimanale la Juventus stravolge la Sampdoria, ma la Roma batte fuori casa il Sassuolo con due gol di Dzeko e resta seconda a due punti dai bianconeri. Vincono anche Napoli e Lazio. Bene l'Inter che supera il Torino con una doppietta di Icardi. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del TG La 7. Allora, ci sono molti danni materiali, diversi feriti, ma al momento non ci sono notizie di morti per il nuovo sciame sismico con scosse anche molto forti che ha investito il centro Italia, epicentro nel Maceratese. La scossa più forte ieri, poco dopo le 21, 5.9 della scala Richter, quindi analoga a quella del terremoto devastante del 24 agosto. Siamo in collegamento con la nostra Paola Mascioli, che è a Visso, provincia di Macerata, uno dei centri più colpiti. Eccoti Paola, buongiorno. Allora, qual è la situazione nella tua zona? Poi avremo un servizio che riassume un po' tutto. Qual è la situazione a Visso, uno degli epicentri? Sì, buongiorno. Uno dei vertici di questa specie di triangolo formato appunto da Visso, Ussita e Castel Sant'Angelo sul Nera, il triangolo più colpito da queste due fortissime scosse di terremoto che fanno parte di uno sciame che però non si è mai fermato appunto dal 24 di agosto e che continua, perché dopo quella molto forte 5.9 delle 21.10 di ieri sera ce ne sono state altre molto forti nella notte e continuano. Ogni tanto sentiamo la terra muoversi sotto i nostri piedi, una situazione che sta portando all'esasperazione gli abitanti di queste zone, colpiti più volte dal terremoto, persone che in queste zone erano già fuori casa dal 24 agosto, in parte erano fuori casa perché avevano avuto lesioni importanti alle loro abitazioni e che vedono allontanarsi il momento in cui potranno finalmente rientrare in quelle abitazioni. Io mi trovo in un campo allestito vicino alle strutture della Croce Rossa, questa costruzione in legno alle mie spalle era stata realizzata nel 97 dopo il terremoto che aveva colpito queste zone nel 97. Con una situazione analoga a quella di ieri, cioè due scosse molto forti, la seconda più forte della prima, lo ricorderete tutti, nella seconda crollò parte della volta affrescata della Basilica di Assisi, uccidendo ben quattro persone. Vi dicevo, questa struttura alle mie spalle in legno un tempo era una scuola, qui c'erano i container che poi sono stati portati via, ne è rimasto qualcuno che fa parte appunto della struttura della Croce Rossa. Di fronte a me c'è un'altra struttura in legno che è un centro d'accoglienza. Qui tra la struttura in legno e la scuola hanno passato la notte 250 persone, per la maggior parte persone anziane, le abbiamo viste terrorizzate, sconvolte, spaventate. Una signora è svenuta davanti ai nostri occhi poco fa, hanno Paola, quel classico sguardo spaventato che si ha in queste situazioni dopo aver passato una notte in bianco con le coperte addosso per riscaldarsi. Dimmi Paola, ti faccio sentire quello che ha detto il capo della Protezione Civile Curcio ieri sera come primo bilancio, ma che è ancora sostanzialmente quello che sappiamo di questo sisma. Curcio.
se passa. Sì, ci sono delle zone difficili perché questi due sismi in sequenza hanno, come dire, esasperato alcune situazioni che già c'erano, ma ne hanno anche create di nuove. E i mezzi di soccorso comunque sono arrivati dappertutto, il Corpo Nazionale è presente in tutti i centri e si sta ovviamente cercando di rendere agibile le aree dove la difficoltà a raggiungere c'è, però ripeto, ricordiamoci che siccome si tratta di ore notturne, anche, come dire, la messa in sicurezza piuttosto che la valutazione è molto complicata perché non si ha il quadro definito di quello che c'è intorno. Allora Paola, così ieri Curcio, buon lavoro perché la giornata sarà molto intensa, noi ci sentiamo più avanti nel corso della giornata. Io vi voglio far sentire adesso un nostro servizio che riassume qual è la situazione dopo le scosse di ieri e quelle purtroppo anche di questa mattina fino a 4.4, e come sentite da Paola Mascioli che ce l'ha raccontata in diretta, vanno avanti perché si tratta di sciame sismico. Il bilancio lo faremo alle prime luci dell'alba, però già abbiamo la chiesa, la parrocchia, la chiesa della Pedania, che la facciata è crollata, abbiamo crolli anche qui, li potete constatare di persona qui nelle case dietro la piazza. Le case, diciamo, gli immobili sono compromessi, tutti compromessi, fortemente compromessi, perché questo sisma che ha avuto l'epicentro qui a Ussita, con una magnitudine che dicono 5.9, è stata una cosa, la valle è stretta e piccola, quindi questa faglia che ci attraversa va bene. Allora, questo era il sindaco di Ussita, uno dei comuni più colpiti, 80% sembra le case lesionate o comunque gravemente danneggiate. Il punto della situazione da Galeazzi. La terra non ha mai smesso di tremare tra le Marche e l'Umbria dopo le scosse di forte intensità di ieri sera. Tra le province di Macerata e Perugia, l'Istituto Nazionale di Geofisica ha registrato una lunghissima serie di movimenti tellurici. La scossa più forte questa mattina, quando erano le 5.19 di magnitudo 4.1, sempre in provincia di Macerata, è stata rilevata a 9 km di profondità. Poi in quell'area ci sono state altre scosse della stessa intensità, anche dopo le 6. Una notte quindi di grande paura agli abitanti dei comuni in cui si sono registrati maggiori crolli, come Visso, Norcia, Castel Sant'Angelo, Camerino, non hanno chiuso occhio sia per le scosse interminabili che per il maltempo. Centinaia gli sfollati. A Visso sono tra i 600 e gli 800, anziani, donne e bambini sono stati ospitati per la notte nel centro della Croce Rossa. La zona, che in parte era già stata provata, ora in una situazione di estrema gravità, lo ha detto il capo della Protezione Civile delle Marche, Cesare Spuri. Se quindi il terremoto del 24 agosto aveva distrutto la zona dell'Ascolano, ora è stata devastata la zona del Maceratese, che il precedente sisma aveva danneggiato seriamente ma in parte risparmiato. L'unica differenza è che ora non si segnalano vittime. Questa è la riflessione di Spuri. Il servizio salute della regione ha predisposto evacuazioni dagli ospedali di Tolentino, Matelica e Cingoli e anche di Norcia, ricollocando circa 40 pazienti in altre strutture della regione. Numerose criticità anche per quanto riguarda la viabilità. La circolazione risulta compromessa in molti punti, la Salaria risulta chiusa all'altezza di Pescara del Tronto, le strade provinciali 209, 134 e 135 sono state chiuse in diversi punti nei pressi di Visso per la caduta di massi. Molti dei comuni colpiti tra l'Umbria e le Marche non hanno ancora l'elettricità, si parla di più di un migliaio di utenze disalimentate. I sindaci degli stessi comuni hanno annunciato che oggi le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Allora, fin qui il punto del nuovo sciame sismico. Vi ripetiamo, danni materiali che si stanno quantificando in questo momento, è tornata la luce del giorno naturalmente, e quindi è più facile fare sopralluoghi e verifiche. I danni materiali sono evidenti e cospicui. Fortunatamente, apparentemente per il momento, ci sono meno danni alle persone, solo feriti, un morto per un infarto che potrebbe essere collegato al terremoto a Tolentino. Questo
il bilancio. Ne parleremo nuovamente se arriveranno altre notizie. Ora in breve le altre informazioni, partendo dalla manovra economica. Già domani potrebbe esserci il primo contatto fra Italia e Commissione europea dopo la lettera di avvertimento che Bruxelles ci ha inviato per la legge di stabilità. Pier Carlo Padoan e Pierre Moscovici, venerdì a Bratislava per una conferenza, si ritaglieranno il tempo per un faccia a faccia sulla manovra di bilancio messa a punto dal governo italiano. In attesa dell'incontro bilaterale da Bruxelles, il commissario agli affari economici e monetari tenta di alleggerire la tensione alimentata dall'invio della lettera di richiamo a Roma. Missiva ricevuta anche da Belgio, Spagna, Portogallo, Cipro, Lituania e Finlandia. Nel testo l'Europa chiede all'Italia di fornire chiarimenti sulle spese per l'accoglienza dei migranti, sulla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 24 agosto e sullo scostamento dagli obiettivi del rapporto deficit prodotto interno lordo. Il premier Renzi torna a minacciare il veto sul bilancio europeo se non passerà la linea italiana sui migranti e ribadisce la regolarità della manovra di cui l'ANSA ha pubblicato una bozza. Intanto però il Ministero dell'Economia precisa che le clausole di salvaguardia sulla voluntary disclosure, così come descritte finora, non corrispondono al testo del provvedimento. In altre parole, la copertura del gettito prodotto dall'eventuale recupero di patrimoni e attività finanziarie non dichiarate al fisco, valore stimato in manovra 1.600.000.000, non arriverebbe da nuove accise sui prodotti energetici, alcol e tabacchi, ma con tagli automatici della spesa dei ministeri. La riforma della legge di bilancio prevede infatti l'addio definitivo alle clausole di salvaguardia, con aumento automatico cioè della tassazione, come quelle su IVA ed accise. Al momento il contenuto della manovra sarebbe in fase di bollinatura presso la Ragioneria dello Stato. Il passaggio al Quirinale potrebbe concludersi entro venerdì o sabato, con il trasferimento alle Camere probabilmente domenica o lunedì. E ora rapidamente le notizie relative alla campagna referendaria, il voto del 4 dicembre che ieri è stata sostanzialmente un po' interrotta dalle notizie che arrivavano proprio dal centro Italia. Matteo Renzi annulla gli impegni serali in TV. Il premier, già dalla prima scossa, sceglie di seguire da Palazzo Chigi l'allarme terremoto in contatto con la protezione civile. Il nuovo sisma interrompe la campagna referendaria, ormai nel vivo. Renzi si concentra soprattutto su sud e nord-est, sondaggi alla mano, le aree più critiche per il sì. Il presidente del Consiglio si confronta a distanza con i 5 Stelle, ironizza sull'amministrazione di Roma, sfida Beppe Grillo, critica la cultura del complotto del Piagnisteo, insiste sul fatto che votare no significa schierarsi con l'Italia del passato. Il premier è convinto che tutto si deciderà nell'ultima settimana prima del voto. Sugli indecisi vuole lanciare la volata da Piazza del Popolo sabato prossimo a Roma alla manifestazione convocata dal PD. Manda segnali alla minoranza del partito che chiede, per dire sì al referendum, modifiche concrete alla legge elettorale. Così Renzi annulla la manifestazione dei sindaci per il sì, criticata dalla sinistra PD, e convoca la commissione per studiare la revisione della legge elettorale, di cui fa parte anche Gianni Cuperlo, che però avverte, senza passi avanti concreti sull'Italicum, non parteciperò alla manifestazione. Beppe Grillo intanto torna alla carica sui costi della politica. Girano l'Italia chiedendo di votare sì al referendum per abbassare i costi della politica e poi in Parlamento votano contro il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, in calza. E poi c'è un'altra vicenda che in questi giorni ha fatto discutere, il caso dei grandi rifiuti, erano i frigoriferi abbandonati a Roma. Quello che era stato nelle prime ore un motivo anche di scherzo e di gioco sul web sta diventando un caso politico, se non un vero e proprio giallo. Il caso dei rifiuti abbandonati a Roma, ribattezzato Frigogate dai social network, fa ancora discutere. E dall'idea sollevata dalla sindaca Raggi che lasciare i frigoriferi accanto ai cassonetti invece di portarli all'isola ecologica fosse un vero e proprio complotto da parte di qualcuno, adesso si passa al giallo. Ieri la Raggi, sentita dalla commissione antimafia, ha detto che il servizio dei rifiuti ingombranti è stato improvvisamente interrotto il 18 giugno, prima del secondo turno elettorale. Il perché nessuno lo sa. Sul sito dell'AME invece è scritto che il ritiro a domicilio dei grossi rifiuti è stato sospeso prima dell'estate perché la gara d'appalto non è andata a buon fine. Pertanto la gara è stata rifatta. Verrà aggiudicata la settimana prossima e il servizio dovrebbe ripartire entro fine novembre. L'annuncio della Raggi è arrivato qualche ora prima della visita di Beppe Grillo in Campidoglio, alla fine della quale il leader dei 5 Stelle ha fatto sapere va tutto bene, andiamo avanti da leoni nella rivoluzione e Virginia è una macchina da guerra. Qui si lavora, ha detto, per il futuro di Roma.
E allora, poi c'è la vicenda di cronaca che ieri ha tenuto banco. Sono i nuovi arresti ancora una volta nelle vicende degli appalti e dei subappalti per le grandi opere. Sono stati addirittura 30 e si torna a parlare di corruzione, concussione, estorsione. Il sistema della corruzione negli appalti riemerge tra Roma e Genova, un sistema corruttivo su tre grandi opere pubbliche, il terzo valico di Giovi della linea alta velocità tra Milano e Genova, il sesto macrolotto della Salerno-Reggio Calabria e il passante ferroviario che dal gennaio prossimo dovrebbe collegare l'aeroporto con la stazione di Pisa. È l'ipotesi di accuse delle due inchieste aperte dalle procure di Roma e Genova per associazione a delinquere, corruzione, tentata estorsione, turbativa d'asta. Tra gli arrestati una trentina ci sono nomi eccellenti. I vertici del consorzio COCIV, general contractor dei tre appalti, e Gian Domenico Monorchio, figlio dell'ex ragioniere dello Stato. Tra gli indagati, a piede libero, c'è invece Giuseppe Lunardi, figlio dell'ex ministro delle infrastrutture. Entrambi imprenditori sarebbero finiti nell'orbita di Giampiero De Michelis, direttore fino a dicembre dell'anno scorso dei lavori per le opere in questione e personaggio al centro nelle due inchieste. Sarebbe lui lo stratega della presunta corruzione. Indagati professionisti, funzionari pubblici e tecnici, nessun politico. In questo contesto non ci sono soldi diretti al pubblico ufficiale, ma lavori dati ad una società riconducibile al pubblico ufficiale, dice il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo. Questo modo di eseguire lavori pubblici consente l'utilizzazione di cemento che sembra colla, questo non secondo le parole di un carabiniero o di un pubblico ministero, ma secondo uno dei diretti protagonisti. A Genova i magistrati hanno provato con un video il passaggio di una mazzetta da un imprenditore e un funzionario COCIF. Nell'inchiesta romana emerge anche un vero e proprio sistema di scambio, non in denaro, ma di favori e di subappalti. Secondo le accuse delle due procure, De Michelis avrebbe condizionato la loro assegnazione a favore di un suo presunto complice con legami con una cosca calabrese. L'inchiesta di Genova sul lotto di Giovi della TAV avrebbe invece accertato uno scambio di favori perfino di escort in cambio dell'aggiudicazione di appalti. Le due inchieste riguardano lavori pubblici milionari, 324 milioni in tutto. Il consorzio COCIV in una nota si definisce parte lesa e annuncia la sua costituzione di parte civile nel processo. E veniamo alle notizie internazionali. Dopo tre giorni di evacuazione è tecnicamente terminato lo sgombro dei profughi dal campo di Calais, la cosiddetta giungla. Questa mattina però da quell'area si alzavano ancora nuvole di fumo, i resti dei numerosi incendi che sono stati appiccati dai migranti, secondo tradizione, prima di abbandonare le abitazioni, ma che hanno creato grande preoccupazione per le possibili conseguenze. Solo ieri dalla bidonville più grande di Francia sono partiti 27 pullman. In totale sono oltre 4.400 i rifugiati e richiedenti asilo che dall'inizio dello sgombro, lunedì, hanno accettato il trasferimento nei centri di accoglienza del paese. 1.200 minori invece sono riuniti in un centro specializzato in attesa di un possibile ricongiungimento con i familiari in Gran Bretagna. E poi ci sono le notizie dello sport. Ieri sera si è giocato un turno infrasettimanale, la Juventus ha vinto e ha confermato i 2 punti di distacco sulla Roma, che pure ha vinto in trasferta, e i 4 sul Napoli. La Juventus ristabilisce immediatamente i margini sulle inseguitrici grazie al netto successo sulla Sampdoria, che ha visto il ritorno in campo di Claudio Marchisio a 6 mesi dal grave infortunio. Partita in discesa grazie alle 2 incornate ravvicinate con cui Mario Mandzukic prima e Giorgio Chiellini poi regalano il doppio vantaggio ai bianconeri. Proprio il difensore dispensa illusioni alla Samp regalando a inizio ripresa il pallone con cui il giovane ceco Schick accorcia le distanze. Ma poco dopo una carambola in aria permette a Miralem Pjanic di andare sul 3-1 sino al sigillo definitivo di Giorgio Chiellini, autore di una doppietta. Juve che mantiene il vantaggio di 2 lunghezze sulla Roma. Accade di tutto nella sfida col Sassuolo. L'incornata iniziale di Paolo Cannavaro porta in vantaggio i neroverdi. Poi 2 traverse di Nainggolan e Dzeko per i giallorossi che cambiano marcia nella ripresa. Grazie al solito Edin Dzeko che con la sua doppietta consolida la leadership nella classifica marcatori raggiungendo quota 10. Arriva poi il definitivo 3-1 di Nainggolan dopo una bella azione di Esharawi, ma nella sera in cui la Roma riabbraccia il suo difensore Rudiger, un altro grave infortunio sempre al ginocchio mette a rischio la stagione di Alessandro Florenzi.
Torna a successo il Napoli che, grazie a un gol per tempo, viene a capo dell'Empoli. Mertens sotto misura e il colpo di testa di Chiriches nel finale sono il robusto rivitalizzante per una squadra che sabato sera, sempre a San Paolo, darà vita al big match con la Juventus. Vittoria salva panchina per l'Inter, col tecnico De Boer, che ringrazia Maurizio Icardi, autore della doppietta che racchiude l'illusorio pareggio del Torino realizzato da Belotti. Bellissimo il gol vittoria realizzato dall'argentino all'87esimo. Torna a successo anche la Lazio che passeggia su un Cagliari, ora peggior attacco della Serie A. 4-1 finale con reti di Keita, Felipe Anderson e doppietta di Ciro Immobile. Bloccato in casa il Chievo da un Bologna che fa e disfa, dalla rete del vantaggio del cileno Pulgar all'autogol di Mbaye per l'1-1 finale. L'Atalanta espugna il terreno del Pescara grazie alla prima rete in Serie A del suo giovane difensore Caldara. La partita è infinita tra Fiorentina e Crotone, sospesa 45 minuti per un violento nubifragio, finisce 1-1. Il pasticcio tra Tatarusano e Gonzalo propizia il vantaggio ospite di Falcinelli. Ci pensa Astori a 5 dal 90esimo a regalare il pari ai viola. Allora, fra poco Paolo sotto corona con le previsioni meteo, poi c'è Omnibus. Gli ospiti di oggi di Alessandra Sardoni sono Stefano Bonaccini, Lorenzo Fontana, Gennaro Migliore, poi ancora Paolo Cirino Pomicino, Mario Seminerio e Carlo Puca. Noi ci rivediamo con un aggiornamento per le ultime notizie dal centro Italia sul terremoto, sullo sciame sismico che sta investendo soprattutto Marche, Umbria e Lazio proprio al termine di Omnibus. Alle 13.30 comunque la prossima edizione del telegiornale. Grazie, a più tardi.